Maria Grazia Nicolò, prefetto, nuovo commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Quante sono le denunce degli ultimi anni? Le denunce, porto un dato di riferimento dal 1 marzo del 2020 al 28 febbraio del 2021, per quel che riguarda l'usura, 187 denunce, con un calo del 7,9% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Ma questo periodo di pandemia che ci ha travolto, secondo lei non ha incrementato questo fenomeno? Sicuramente sì, il Covid ha ampliato le condizioni favorevoli alla diffusione dell'usura, rappresentando in questo senso un fattore di rischio. Esiste un fondo di solidarietà del governo per chi è vittima di usura, racket? A quanto ammonta e chi ne può usufruire, prefetto? Sì, esiste un fondo di rotazione che al 31 dicembre del 21 ammonta a 409.551.960. Ne possono usufruire le vittime dell'estorsione e dell'usura a seguito di presentazione di istanza. Per le vittime dell'estorsione viene concesso un'elargizione al ristoro dei danni subiti e per le vittime dell'usura un mutuo con la restituzione senza interessi. Vengono riconosciute alle vittime anche le eventuali lesioni personali subite. Quante richieste ricevete in media di accesso al fondo? Allora, io le faccio l'esempio per quel che riguarda dal 1 gennaio 22 al 7 luglio di quest'anno. Noi abbiamo ricevuto 73 richieste di usura e abbiamo ricevuto 95 istanze per vittime di estorsione. Quali sono le regioni dove ci sono più vittime? Molto più diffusa sicuramente del Mezzogiorno. Abbiamo la Campania, abbiamo la Calabria, parte anche la Sicilia. La Sicilia solo perché c'è un po' una maggiore ritrosia alla denuncia. Senta, chi denuncia di più, commercianti, artigiani, imprenditori o semplici cittadini? Per quello che è di interesse nostro, gli imprenditori, i cittadini non possono accedere al fondo perché soltanto a chi esercita delle attività commerciali, arte, professioni, purché siano dotati di partite IVA. Perché è necessario e doveroso denunciare? Ricordiamo che le vittime non sono sole, possono contare su di voi e su associazioni e fondazioni che collaborano con voi. Sicuramente la presenza dello Stato in questo settore è concreta e addirittura per rafforzare la rete istituzionale associativa, il Ministro dell'Interno ha sottoscritto con il Presidente dell'ABI un accordo quadro. Questo accordo quadro è stato sottoscritto il 17 novembre del 21, che non fa altro che aggiornare un vecchio accordo quadro sottoscritto nel 2007, che tiene conto quindi dei nuovi scenari sociali ed economici. Quindi con questo accordo quadro si mettono assieme un po' tutti i soggetti che hanno una competenza in materia chiaramente di vittime di estorsioni e usura per cercare di fare rete unitamente non soltanto alle istituzioni ma anche alla realtà associativa e di sostegno e di solidarietà che è molto attiva in questo settore. Come mai, prefetto, le associazioni anti-usura a volte non riescono nel loro intento? No, le associazioni anti-usura svolgono un ruolo molto importante a sostegno della vittima di usura e anche le associazioni anti-racket a sostegno delle vittime delle estorsioni, e che molte volte la vittima, soprattutto la vittima di usura, vive una situazione di vergogna, situazione di soggezione psicologica che lo porta purtroppo a denunciare nel momento in cui è in avanzata crisi economica. Lei cosa pensa di fare per migliorare questa situazione? 12 di questo mese noi insediamo l'osservatorio che è previsto nell'ambito dell'accordo quadro. All'interno dell'osservatorio andremo unitamente chiaramente ai vari soggetti, non soltanto istituzionali come ho detto prima, ma anche la rete associativa, andremo ad individuare tutti quelli che sono i percorsi alla luce dell'esperienza fin qui maturata che possono in qualche modo anche intervenire eventualmente normativamente, ma non soltanto normativamente, ma anche a livello di comunicazione, cercare in qualche modo dalla conoscenza dei dati di poter intervenire per sostenere in misura più efficace le vittime dell'estorsione e dell'usura. Devo dire che lo Stato è presente, la presenza è concreta, bisogna soltanto in qualche modo attraverso la rete individuare ulteriori percorsi, ulteriori modalità di sostegno delle vittime. E poi queste stesse vittime devono avere il coraggio di dire basta, no? Sì, il coraggio, sapendo che comunque continua a ribadirlo, lo Stato è presente.